Ragazzi, buongiorno. Eccoci da Jerry per la Sprint, showroom di Gorgonzola, via Trieste 105. Ragazzi, aspettavamo la tonale ed è arrivata da Zurigo. Eccolo qui, Carlo. Grande Carlo, saranno 2 o 3 mesi che ci sentiamo. Sì, anche di più. Anche di più, anche di più. Sì. Ragazzi, c'è anche il figlio che c'ha l'altra tonale. Verrò dopo, Beh, è successivamente. grande. Allora, ragazzi, motorizzazione, Carlo. 1560 cavalli più 20 dell'ibrido. Del ibrido, ok. Quindi Full ragazzi, optional. il mercato svizzero c'ha degli optional che in Italia, secondo me, ni. C'è qualcosa in più. Alti, Anche perché i prezzi sono un po' più è ovvio, ecco. Ragazzi, ve la faccio un attimo vedere. C'era gente che mi chiedeva sul canale, ma Jerry, ma quando ci porti la tonale? E ragazzi, quando arriva, eccola qua. Carlo, c'è la chiave in tasca? Sì. Ok, eccola qua, ragazzi qua. La chiave come qua della Giulia della Stelvio, identica. Ragazzi, ovviamente gli abbiamo dato, eccolo qua, il selettore. Pacchetto premio del Pedasprint. Eccolo qua, l'icona del Pedasprint. Puoi vederlo anche dallo smartwatch. Sì. Apple CarPlay Android Auto, scatola 0 a 100 e pedal block. Ragazzi, c'è anche il sistema Harman Kardon, quindi impianto audio Forte, forte, forte. come si deve, con tettuccio apribile, interni in pelle ventilati e riscaldati. Perfetto. Cioè, top sta macchina. Cioè, c'è tutto. Poi ragazzi, se mi venite a dire, non è più un Alfa Romeo, è una Fiat, è una Stellantis, è un FCA. Ancora c'è Dite quello che volete, il suo ma modo di questa, già scrivere che c'ha lo scudetto Alfa Romeo, per me va bene così. Poi l'Alfa. C'è del vi suo. piace, non vi piace, questi sono gusti personali. Ma siamo obiettivi. Questa macchina è bella. Adesso andiamo a vederla col Pedasprint. Carlo, tu mi dicevi che volevi vedere se riuscivamo a risolvere un problemino su che Sia cosa? sull'accelerazione e Sì? sia sul problema tra lo scambio motore elettrico e motore termico, che alcune volte fa degli strappi. Ok. Vediamo se questo riusciamo a Vediamo se risolverlo. riusciamo a risolverlo col pedasprint. Se non riusciamo a risolverlo col pedasprint, ovviamente dobbiamo agire con una mappatura. Con la mappatura, ma solo Esatto. sul quel sistema, non Esatto. aumentando No, non aumentando cavalli, cavalli, sistemando quel problemino lì. ma perfetto. Ragazzi, andiamo a farci un bel test drive con questa macchina. Era attesa, è arrivata. La faccio vedere alla luce del sole. Perfetto. Andiamo a provarla che è meglio. Bella e bella, vediamo se riusciamo a gestire quel problemino che dice Carlo. Secondo me sì. Partiamo, Sì, Carlo. partiamo, dai. Ecco, ragazzi, siamo a bordo della Tonale. Eccola qua, ragazzi. Possibilità di inquadrature diverse pure. Ah beh certo, sì. Vecchio Vecchio stile. stile. Nuovo stile. Ok. Io lo uso così, più o Con meno. tutta la mappa. Sì. Completa. Ragazzi, gliel'abbiamo. Beh, lo gestiamo da qua stamattina. Ovviamente potremmo farlo anche dal telefonino, ma per comodità facciamo No, qua, dai. meglio da qui, no? No, tanto lo facciamo così e facciamo anche vedere. Ragazzi, eccola qua. Dritto, Dove? Sul mappa? dritto, dritto, dritto. Quindi noi siamo in N, così vi facciamo vedere anche quando poi la mettiamo in Dynamic. Facciamo tutte le prove, Carlo. Così poi Giusto. ti vedi il video, tuo figlio vede il video. Papà, torniamo indietro che Sì, la montiamo facciamo. anche sulla mia. E già è cambiato, sì. Con comfort Già comfort, già è reattiva. eh. Ragazzi, siamo davanti, ha fatto mezzo metro. Sì, già è scattata. Già scattata. È immediata la situazione del pedasprint perché è veloce. Cioè, quando fai il test drive col cliente, il bello è che tu schiacci un pulsante e leva. Sì. Questo è. Cioè, non è che devi aspettare, fare, no, vediamo se funziona. No, è immediato. Tutto a sinistra, Carlo, verso l'autostrada. Cioè, ragazzi, schizza via, eh. Sì, reattiva, Schizza è via, eh. reattiva, sì. Destra.
è molto più reattivo rispetto a prima. Sì, eh? Sì, sì. È il bug che dicevo io, vedi? E c'è, l'hai sentito ancora? C'è ancora? Un pelino? Un pelino. Un pelino, sì. Ma non come prima. Prima già lì quando rallentavo già dava quel tum, invece adesso okay. Non l'ha fatto. Diciamo che, Carlo, ti dico che il pedasprint non è stato creato per eliminare quel bug lì. No, no. Cioè, non è quello il suo compito, ovviamente. Però, vediamo se riusciamo... Dove? Andiamo prima a destra. Tutto a destra? Tutto a destra. Vediamo se riusciamo a gestire, almeno di eliminarlo per un po'. Ecco, sì. Diciamo così. Allora, Carlo, guarda. Visto? Sì, si già... siede, eh? Si siede, la macchina è proprio neanche... A spingerla. Vedi? Vedi che devi schiacciare più pedale. Devo schiacciare più pedale per prendersi la marcia. Esatto. Per ridurre e ripartire. E questo schiacciando più pedale vuol dire perdere tempo. Tempo e secondo me consuma anche un pelino in più. Esatto. La macchina è meno reattiva, ti trovi dentro nella condizione di pericolo. Andiamo a prima destra. E tu schiacci, la macchina non va. È bene. Quello che diceva Nicola sulla stealth. Ecco. È dovuto scalare per poter ripartire. Non ha subito lo sprint. Esatto. Allora, noi facciamo tutte le prove. Reattiva diversamente, sì. E siamo solo in N, eh? Pensa quando lo mettiamo in sport, dynamic. E poi sport e race del pedasprint. No, ma già si vede da qui la reazione. La macchina ha già tolto quei difetti che aveva prima. Ok, perfetto. Allora, Carlo, adesso facciamo così. Ci fermiamo qua a dare precedenza, tanto sì. Che ci dobbiamo fermare, così ti fai una partenza in sport, da va fermo, bene. E torniamo indietro. Ok. Fai come se la usi... bravissimo. Zero chilometri orari. Zero chilometri orari. Perfetto. Race? No, prima in sport. Ok, vai. Sì, No. È un'altra cosa. La macchina è cambiata. Sinistra, esatto. No, la macchina è di cambiata. Qua, destra. Non c'è bisogno neanche di fare lavori esatto. Di altro. Guarda, tu adesso rimani così a 40 all'ora, ragazzi, 40 km orari. Facciamo adesso, 45. 45, adesso tu rimani a filo gas. Cioè, no. Vedi che sei seduta? Adesso rimani ancora a filo gas, glielo mettiamo in race. Vai. No, è cambiata. Ragazzi. Senza parole, non riprendiamo la velocità, ma ragazzi, prende velocità in una maniera spaventosa, velocissima. Anche il cambio marcia è più veloce. Molto più veloce, sì. È quel bug che io rallento. Ok, fai tutte le prove del caso. Io sto rallentando e dovrei ripartire. L'ha fatto poco poco. Poco poco. Non si sente, impercepibile. Perfetto. Se no, prima era proprio... Tum. Mm. Adesso è proprio... Parte e basta. Madonna mia, che bestia. Torniamo a sinistra. Sinistra. Carlo, allora, te la faccio provare ancora un po' in race. All'altra rotonda la giro. Mettiamo in dynamic. Sì, sì. Sinistra e prima destra. Giù di là ancora. Io da qua accendo. Vai. Gas. Dai gas. Tutto pedale giù. Giù. Eh? E siamo sempre in N, ragazzi. Eh? E siamo in race. Sì. No, ragazzi. Cioè, non c'è bisogno di tirarla a 150 all'ora. Già a 100 all'ora ci è arrivata in un attimo. Sì, già non è più i 9 secondi. Riesci a stare indietro, ragazzi. Allora, facciamo così. Da. Spegniamo. Amico mio, mettilo in dynamic. E qui adesso indurite pure gli ammortizzatori, eh? Ah, perché c'è gli ammortizzatori elettronici. Sì. Caspita. Cioè, veramente full option sta macchina. Sì, full option. Cioè, tutto. Carlo, torniamo indietro e io te la faccio provare da sport a race. Perfetto. Saltando il comfort, perché tanto non ci serve. Già qua. Già così lei cammina. Esatto. Però non ha quel. Ma adesso ti faccio godere, Carlo. Passami il termine. Sì, 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 sì. Passami il termine. Perfetto. Allora, rimettiti dritto sulla strada. Le marce sono ragazzi, proprio rapide. Dynamic e sport. Tonale. Cioè arrivi. No. Ma dai, cos'è?
un'altra cosa questa. Cos'è, ragazzi? Cos'è? Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Made in Sicilia, cioè progettato in Sicilia, ovviamente dagli ingegneri. No, già quei bug pure non li fa pure neanche. Guarda, non sto rallentando proprio apposta. Da 30 per ripartirla. Vai. La rallento di nuovo. Ok. Tu hai il problema di quei bug lì, esatto. Non c'è più niente. No, non lo fa più, no. Boh. Carlo, facciamo l'ultimo giro e lo mettiamo in race. In race. Eh sì, qua te lo spengo dentro la rotonda, scherzetto a Carlo. Tac. Vedi? Okay. Come anche se in dynamic tu lo spegni il pedasprint, si siede la macchina. Ancora di qua, destra. E lo mettiamo ultimo giro. Vai Carlo, c'è il romperino. Tutto giù adesso. Che dire? Carlo, niente, uno di senza parole. 130 neanche. Bravo. Prendiamo, a posto. Ragazzi, abbiamo fatto giusto lo scatto. Scegliamo questo tipo di strada perché ovviamente è meno trafficata, non abbiamo incroci che ci passano le macchine, no, in mezzo. È perfetta, strada bella, liscia, senza buche. Tranquilla. Quindi è questo che facciamo, lo scatto, ragazzi, non facciamo le gare clandestine, non facciamo nulla di nulla. Lo scatto. Lo sto riprovando pure a decelerare e a vedere se fa quel... Ok. No, dai il colpettino, ma è un colpettino che ci può stare. Ci può stare. Non è come prima quel bam bam bam. Esatto. Sì, prima era troppo accentuato, No. Prima non andava. Carlo, che dici? Perfetto, contento. Allora, Carlo, guarda, facciamo una bella cosa. Allora, mettiti parcheggiato un attimo qua sulla destra. Qua, ok. Facciamo così. Allora, usciamo da qua. Allora ragazzi, vi faccio vedere velocemente mappe per CarPlay Android Auto. Quando uscite dalla macchina, che vi fermate, che lasciate la macchina parcheggiata, fate una bella cosa, così poi ve lo ritrovate subito pronto. Fate uscite, esci, dai conferma e uscite fuori dall'app. Solo con CarPlay, con l'iPhone, sì. Perché sono da problemi. Tu quando riapri l'app, schiacci ok. È sempre uguale, cioè è proprio con l'iPhone che rompe i balotti. Poi dobbiamo spegnere la macchina e riaccenderla. Vabbè, comunque, mi passi il telefono, Carlo? Prego. Vogliamo provare lo scatto da 0 a 100? No. L'abbiamo mai fatto? No. Quindi lo facciamo con te. Sì. Perfetto. TS, Carlo. Anche vedi perché, che qui è immediato. Sì, anche perché qua c'è l'installazione della guida, quindi normalmente è in conflitto. Quando stai guidando alcune cose non te le fa fare. Te pareva. Cioè... Anche WhatsApp, YouTube, queste cose qui, non te le fa fare. Ok, perfetto. Allora Carlo, prendo in mano io, diciamo... visto che è rimasto in race. Sì. Allora Carlo, noi andiamo qua. Allora, devi consentire. Allora, facciamo rivedere, ragazzi. Siamo così. In automatico, questo così. Si può fare pure poi con... Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Allora ragazzi, siamo in Dynamic e Race del pedasprint. Andiamo sull'icona della bandiera e siamo così. Adesso Carlo, sì? Faccio così. 3, 2, aspetta, 1, go! Ok, arrivati. Siamo partiti male, Carlo. 10 secondi e 9. La macchina ha dato un po' di... Esatto. Torniamo indietro. Di troppo grip. Velocità 105, 191 metri di distanza. Torniamo indietro e la rifacciamo meglio. Ce la mettiamo così. Esatto, adesso. Esatto. Con le palette. Con le palette, ragazzi, torniamo indietro. Che video che facciamo oggi, un video diverso, ragazzi, così non vi faccio i soliti video. Sfruttiamo Carlo che è arrivato da Zurigo. Adesso lo mettiamo di nuovo. Esatto, ti fermi qua un attimo appena sei sul rettilineo, che non c'è nessuno. Ok Carlo, 3, 2, 1, vai. Thank you.
9-3. Diciamo che la casa costruttrice la porta diversamente, però... A quanto? Non mi ricordo adesso. Però la macchina va molto meglio rispetto a prima. Adesso vediamo la casa costruttrice se è vero quello che dice, perché... No, alcune cose dicono, secondo me, non dicono. No, la ma porta anche... 9.1. Ah, addirittura, anche i consumi dovrebbe consumare poco, invece quando poi la prendete, ragazzi, consuma molto. 15.5. Ecco. Matematico, la puoi usare come vuoi, fa 15.5 al litro. Perfetto. Questa è. Questo è, cioè non ne fa di più. No. Questo è. Fine. Se vuoi fare 5.9 la devi comandare proprio soft come una bambina. Mamma mia, ragazzi. Bene, Carlo. No, no, la macchina adesso è tutta un'altra cosa. Già adesso l'hai preso. Perfetto. Carlo, che dici? Lo consigli? Consiglio, consiglio. Quindi Alfa Romeo tonale promossa? Promossissima, va bene. Cioè, a me quello che mi interessava non era la velocità in se stessa, era togliere quel lag che c'era sull'acceleratore, sì, e quel di scatto tra l'elettrico e il motore. E il motore termico. E il termico, che dava fastidio. Invece adesso proprio decellere e accendere tranquillamente. Bomba. E la macchina va, la macchina va. Ma bisogna vedere cosa ha dichiarato l'Alfa Romeo. Esattamente, esattamente. Cioè, dalle video che ho visto è 9.1, ma... Oh, abbiamo fatto la prova noi, 9.3. Ma... Poi magari possiamo migliorare di qualche decimo, ma non... secondo me non scendiamo sotto gli 8, no, no. Carlo, andiamo di qua, poi fai tutto il giro, sì, torniamo indietro. Ragazzi, ci fermiamo un attimo e facciamo i saluti a Carlo, facciamo vedere il pedal block. Ragazzi, siamo ritornati davanti allo showroom, qua da Jerry, via Trieste 105, Gorgonzola. Carlo, vediamo l'antifurto? Allora, sì. Premo. Esatto. E do giù un pedale. Non va. Non, niente, zero. Carlo spegnerà la macchina, se ne va, riesce. Rientra in macchina, mette in moto. Sblocca il pedale. Vai con questo, sì, Carlo. E tu race. No, no, sblocca, no, sempre quello. Sempre quello. Ok, e lui torna in race. Ah, una cosa da dire. Adesso abbiamo messo... senza controlli la macchina è andata già meglio rispetto a prima, sì, da 0 a 100, ma non lo vogliamo dire, no, perché c'è anche le gomme invernali sotto, gomme il clima acceso, clima acceso, ed eravamo così con, mettendola in con i controlli disinseriti la macchina ha uno scatto migliore, molto, l'abbiamo migliore. Già visto, non l'abbiamo fatto la prova da 0 a 100 perché ovviamente non è che ci interessa sapere, cioè, se fa quel decimo in meno, due in... era giusto per farvi capire che se la facciamo così accelera, accelera. La macchina dà di brutto. Sembra, ragazzi, che gli abbiamo fatto la centralina, cosa vero, non è stata fatta. È vero, è vero. Dà di brutto, io l'ho usato anche in dinamica normale prima del pedal sprint, ma così è. Sembra che gli ha dato 50 cavalli in più a questa macchina. Davvero impressionante. Ragazzi, è impressionante come vanno col pedal sprint queste macchine qua. Io già lo sapevo perché è lo stesso motore della Jeep 4xE, quindi vedevo quella la comandava, ma sulla tonale, con il telaio della tonale. E come si comporta il tonale con lo sterzo, perché questo è diretto, è cioè, diretto, no, è, ma tu l'hai visto pure in curva, mamma mia, no? È impressionante quando accendere, come la devi senza controllo, oppure ti diverti, è vero, è vero, diventa bella da guidare, una bella auto. Ragazzi, che dire, salutiamo Carlo. Carlo, grande, grazie a te Jerry, grazie per la fiducia, Carlo. E anche al mio amico Nicola, che devo salutare, che mi ha consigliato vivamente di venire a mettere sopra la spina. Nicola è il ragazzo con la Stelvio 280 mappata, ragazzo dell'anno scorso, che sì, vedete sul canale. Sì, perfetto. E lui, Alfa Romeo Stelvio, grigia. Grigio chiaro. Grigio chiaro. Carlo, ancora grazie, buon rientro, salutami tuo figlio e ti aspetto prossimamente se vuoi. Ma il mio figlio sicuramente. Dai. Ok, ragazzi, salutiamo l'Alfa Romeo Stelvio. Che guarda, no, non è, non per dire... Ma adesso puoi dire che è un Alfa. Sì, sì. Adesso è un Alfa. Mamma mia, ma veramente forte, ragazzi. Ci vediamo sul canale YouTube Jerry Pedal Sprint e su Instagram showroom-pedal sprint. Ragazzi, alla prossima. Carlo, buon rientro. Ciao, ciao. Ciao.